Il mercato internazionale torna ad Arezzo il 7, 8 e 9 ottobre. I sapori del mondo dunque torneranno per le vie della città assieme ai sapori del territorio. Torna per la 16ª volta il mercato internazionale ad Arezzo con il solito format, quindi rinnovato nella sua importanza, con 190 operatori stranieri provenienti da 35 paesi di tutto il mondo e con una fortissima presenza di operatori locali che si rafforza in questa edizione, nell'edizione 2022, e sfiora i 100 rappresentanti locali, quindi davvero un evento molto importante per la città, che crea indotto importante anche per i commercianti e per tutto il centro storico. La scommessa che poi abbiamo vinto 16 anni fa è stata quella di unire, e quindi fra virgolette utilizzo mischiare, le specialità internazionali con invece le prelibatezze del nostro territorio. Questa è una formula che non viene fatta da altre parti d'Italia ed è secondo noi la mossa vincente. Ma quello che è importante è far capire a chi consuma che i prodotti, anche se non sono italiani, ma anche se sono esteri, eccetera, quando sono fatti con passione, con attenzione all'ambiente, con la salubrità che li deve rappresentare in termini anche di produzione, sono prodotti molto diversi da quella ultraprocessati che grandi multinazionali stanno mettendo in concorrenza rispetto a quelle che sono invece le strategie e le attività di un'agricoltura come quella italiana. Sì, riportano i turisti e accendono un faro importante sulla nostra tradizione, quindi non solo quella internazionale, che sicuramente accende anche qualche fantasia e qualche maggiore attrazione anche sulle nostre produzioni agroalimentari, che sono ovviamente tra le più qualificate, anche tra le più ambite, quindi questa contaminazione da queste tradizioni e culture serve secondo me a valorizzare anche molto le nostre tradizioni. E quest'anno ci sarà un motivo in più per visitare il mercato internazionale, ci sarà anche modo di fare solidarietà acquistando i prodotti, in questo caso dello stand dell'Istituto Tevenin. Sostanzialmente dei ravioli fatti a forma di goccia da un noto pastificio aretino, che verranno conditi e cotti grazie alla collaborazione con Giovannino di Ortolab, quindi di Massimiliano, con i nostri volontari, alcune delle nostre ospiti, avremo un nostro stand dove inizieremo per la prima volta la commercializzazione di questi prodotti solidali, che nel tempo serviranno sicuramente per favorire gli inserimenti lavorativi dei nostri ospiti.